una festa attesa a Fossa Cesia, dedicata ad uno dei prodotti che caratterizzano l'agricoltura del territorio, la festa dell'uva e del vino, che torna dopo 35 anni. Sui carri allestiti dalle contrade sono state riprodotte scene della vendemmia, che da sempre sono un momento di gioia e condivisione. A vincere è stato il carro della contrada di Fonticelli, soddisfatto il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Una grandissima festa per due semplici ragioni. Innanzitutto la socializzazione, tutti in piazza assieme a festeggiare, a coltivare un sogno che la nostra città diventi davvero una città aperta a tutti, ma una città che sappia anche valorizzare la sua storia, le sue tradizioni e soprattutto i suoi prodotti. Qui è la città del vino, Fossa Cesia è la città del vino. Le imprese agricole producono dell'uva buonissima, richiestissima, che producono un gran buon vino che è conosciuto in tutto il mondo. Oggi davvero è una grande festa e quindi sono davvero grato ai miei concittadini delle contrade e anche dei vicoli che hanno organizzato questi bellissimi, suggestivi e anche pittoreschi carri. È una festa dell'uva e del vino, 35 anni dopo. C'è anche una parte mia, io voglio ricordare tutti quelli che hanno organizzato, tra i quali per un paio d'anni ero presidente della Proloco, c'era un signor Patone, c'era il gruppo teatrale Nino Saraceni, c'era la Proloco. Oggi tornano, grazie a loro, 9 carri che rappresentano un po' tutte le contrade di Fossa Cesia.